Prontissimi dunque a partire, anzi i motori sono già praticamente accesi, ci possiamo avvicinare al ring della palestra Shoot Team di Modena da cui vi stiamo parlando, anzi da Modena ne approfitto per salutare ancora una volta tutti gli amici che ci seguono in tutta Italia il sabato pomeriggio alle 14.30 e la domenica sera alle 19.45 sul canale 891 di Sky. Dicevo, ci avviciniamo al ring, vado a raggiungere Paolo Salati ed Emiliano Lanci. Buonasera Paolo. Ciao Gigi, buonasera agli telespettatori da casa. E buonasera anche a Emiliano. Ciao, ben ritrovato. Gigi, buonasera a tutti. Ecco, ci viene spontaneo dire buonasera perché la prima messa in onda il giovedì sera su Antenna 1 e TV è alle 22.50, minuto più minuto meno a seconda dei ritardi che alle volte possono capitare, ma come si dice è il bello della diretta, della differita, chiamiamola così. Allora, abbiamo detto che questa sera ci concentriamo interamente, completamente al Free Fight Vale Tudo. Andiamo per gradi, signori. Andiamo subito alla definizione di questo sport. Quando si dice Free Fight Vale Tudo, già i conoscitori dell'inglese avranno capito il significato, insomma colpo libero, Vale Tudo, Emiliano correggimi, provenienza brasiliana, vale tutto. Emiliano, partiamo proprio con te, vale veramente tutto in questi sport? Allora, innanzitutto, giustamente come affermavi tu, parlando di vale tudo, dal termine brasiliano appunto è vale tutto, si riferisce naturalmente a una disciplina di combattimento integrale dove alle tecniche, diciamo, di colpi, quindi con tecniche di braccia tipiche della box, con tecniche di gamba tipiche della Muay Thai o della kickboxing, le tecniche di ginocchio, in alcuni regolamenti anche le tecniche di gomito, sono naturalmente unite anche le tecniche di lotta vere e proprie con proiezioni portate a terra e naturalmente al suolo si può continuare il combattimento sia con leve e strangolamenti che con tecniche di percussione. Logicamente si sta sempre parlando di una disciplina che nasce quasi come street fighting, quindi come combattimento da strada, ma adesso si è avviata una vera e propria sportivizzazione di questa disciplina, quindi sono state inserite opportune regole dove naturalmente alcune estreme soluzioni sono completamente vietate. Tipo? Facciamo subito esempio il colpo di testa, inizialmente sì. Addirittura nei primi tornei era inserito, ricordiamo gli esordi dell'UFC, che era veramente una lotta di combattimento integrale. Ecco, io ti interrompo un attimo per poi chiamerei in causa subito anche Paolo Salati per raccontare un piccolo aneddoto risalente a 4-5 anni fa, un incontro a cui aveva partecipato Emiliano Lanci, se non sbaglio in Repubblica Ceca, tu avevi accompagnato un atleta e c'era un gabbione oppure in Russia. Sì, dicevi tu. E c'era questo gabbione dove partirono i due atleti a suon di testate e tu pensasti in quel momento, no, un attimo, fermi tutti. Tra l'altro perché accompagnavo proprio Fabrizio Nascimento, eravamo nella Repubblica Ceca, ad Opavo, che eravamo al confine con la Polonia, e logicamente quando loro mi fanno a vedere i video sui loro tornei, erano disputati senza nessun tipo di guanto, quindi praticamente a mano nuda, ma la cosa che mi scioccò di più è quando i due atleti si lanciarono contro la gabbia e iniziarono a colpirsi con testate, il che io mi tirai subito indietro perché il mio atleta è venuto qua per un incontro sportivo, quindi certo. Non solo le protezioni alle mani, ma il divieto assoluto di colpire con la testa. Alcune soluzioni, quando per esempio un atleta è a terra, l'altro in piedi può colpire solo determinate zone, per fare un esempio. Alcune, diciamo, soluzioni più estreme e pericolose sono state secondo me anche giustamente tolte. Ecco, questi dunque alcuni degli esempi, Free Fight Vale Tudo, chiamata anche MMA. Paolo Salati, quando si parla di MMA parliamo dello stesso sport, c'è qualche piccola differenza, una differenza solo di definizione, e se sì, quale? MMA è Mixed Martial Art, definito in questo modo, e come diceva già giustamente Emiliano, rappresenta una tipologia di arte marziale, di sport da combattimento che racchiude, teoricamente dovrebbe essere così, le principali discipline del combattimento a livello mondiale. Quindi dalla disciplina lottatoria, quindi proiezioni in piedi, alla lotta a terra, le particolari, colpi, pertanto ha una impostazione che può essere prettamente pugilistica o da kickboxer, quindi con i calci, lo kick, middle kick, quelli che siano, o Thai box con l'inserimento del clinch. E che gli esperti ben a modo conoscono, sono anche qui, ci dilungheremo Gigi una giornata intera a spiegare cos'è il clinch. Quindi io reputo personalmente l'MMA come lo sport del futuro, d'altronde poi Giuliano ci spiegherà meglio ancora la fortuna che stanno tenendo a livello mondiale negli Stati Uniti e in Giappone. E come si chiama prima anche il mio socio, appositamente, sono talmente regolamentato oramai che sono uno sport a tutti gli effetti, secondo me anche molto interessante e molto spettacolare. Vanno conosciute meglio.
Emiliano, cosa può aver aiutato questa evoluzione del Free Fight Valetudo di questi ultimi anni, che così come è stato il percorso della kickboxing, più che della Thai, comunque anche della Thai, ha visto una crescita pressoché esponenziale. Forse la kick un po' di più, sta iniziando l'impennata forse in questo biennio, la Free Fight. Io penso proprio una cosa, innanzitutto un piccolo accenno storico. Non ci dimentichiamo che già nell'antichità, sto parlando della civiltà sia greco che romana, il pancrazio era la disciplina principe delle Olimpiadi, delle vecchie Olimpiadi, e il pancrazio era già il valetudo dell'antica era, tant'è vero che era uno sport da combattimento dove si poteva effettivamente fare tutto. Credo nella ciclicità della storia, quindi probabilmente siamo proprio a un momento dove si sta rivalutando proprio tutto questo. E poi è la polivalenza tecnica, proprio perché sono discipline che incarnano veramente il confronto di tutte le arti marziali e degli sport da combattimento, proprio perché qua puoi veramente sul ring pensare il confronto fra un lottatore e magari un pugile, o fra un judoka e magari un karateka. Quindi sicuramente sono discipline che, quello che abbiamo sempre creduto io e Paolo, avevano una grossissima polivalenza tecnica. Purtroppo in alcune occasioni nasce anche, piacciono perché sono violente. Però diciamo che la cosa importante secondo me dell'impennata c'è proprio questa polivalenza tecnica, cioè questo ipotetico confronto di più stili che convergono in un unico regolamento. Questo secondo me è il futuro. Ecco, velocemente, quanto è difficile, Paolo, riuscire a dare il giusto dosaggio in questo mix? Da una parte la lotta, dall'altra i colpi dello sport a combattimento, arrivare alla giusta unione di queste due caratteristiche. Ma io, Gigi, credo sempre nel 50%, 50%. Cioè è giusto che un forte colpitore impari le tecniche lottatorie, come è giusto che un forte lottatore impari le tecniche di colpo. E l'unico modo per riuscire a equilibrare questa polivalenza tecnica, come diceva Emiliano, è per riuscire quindi a essere competitivo in gara. E come sempre, quando si toccano certi argomenti, a me verrebbe voglia di fare altre 356 domande, ma il tempo è tiranno, ci fermiamo qui. Abbiamo parlato di Free Fight Valetudo, l'abbiamo detto all'inizio della puntata, questa sera conosciamo meglio, ancor più da vicino, un nuovo protagonista della Free Fight Valetudo. Anzi, siccome vedo Paolo Saratti col microfono in mano, io vi lascio qui, vi cedo lo scettro. Farete voi l'intervista al nostro ospite all'angolo di questa sera. Io vado a fare un giretto. Vi lascio con Paolo Saratti, Emiliano Lanci e Aramis Alberti.